Ciao ragazzi, benvenuti in questo video, un girone da non sottovalutare. Queste le parole del commissario tecnico Roberto Mancini. Si sono tenuti quest'oggi a Zurigo, da pochi minuti sono conclusi i sorteggi delle qualificazioni verso il mondiale del 2022, verso il sogno chiamato Qatar 2022. Il nome dell'Italia che torna ad essere, diciamo, associato al mondiale dopo oltre 3 anni, alla beffa targata Giampiero Ventura, datata 13 novembre 2017, dallo 0-0 di San Siro contro la Svezia, all'eliminazione nel playoff, che è stata una delle beffe più atroci per il calcio italiano. Ed ecco qui, ragazzi, quest'oggi a Zurigo il sorteggio delle qualificazioni verso il sogno chiamato Qatar 2022, ancora una volta il nome dell'Italia viene associato a quello della Svizzera di Vladimir Petkovic, una vecchia conoscenza del calcio italiano, l'ex allenatore della Lazio, ma anche dello Young Boys, sarà ancora una volta un'avversaria per la nazionale di Roberto Mancini, visto comunque che la Svizzera verrà affrontata nel gruppo A dell'Europeo 2021, Svizzera che andrà affrontata, che andrà battuta anche verso il sogno chiamato Qatar 2022, il sogno legato al prossimo mondiale, al primo mondiale invernale, visto che si disputerà tra il mese di novembre e il mese di dicembre del 2022. Le altre avversarie, oltre alla Svizzera, l'Irlanda del Nord, la Bulgaria e la Lituania, queste le quattro avversarie, le quattro squadre che dovrà affrontare la nazionale azzurra verso il cammino del mondiale. Da marzo 2021 a novembre 2021, Italia inserita nel girone C, visto anche comunque la qualificazione nelle Final Four di National League, e quindi comunque una girone da 5 squadre invece che 6. Tutto sommato è andata bene, però comunque mi avvicino alle parole del commissario tecnico della CT Roberto Mancini, un girone da non sottovalutare, ma veramente per nulla, perché la Svizzera sarà sicuramente un'avversaria molto, molto complicata. Parole anche di elogio verso la nazionale di Vladimir Petkovic, quelle di Roberto Mancini, che ha detto tranquillamente la nazionale elvetica poteva essere inserita tranquillamente nella prima fascia, quindi all'interno delle 10 squadre che hanno composto la prima fascia. Invece Svizzera, che era una delle avversarie da evitare, l'Italia l'ha pescata. Quindi ancora una volta il nome della Svizzera accanto a quello dell'Italia. Per quanto riguarda le altre nazionali, bene l'Irlanda del Nord, bene anche la Bulgaria, trasferta complicata in quel di Sofia, e poi comunque la Lituania dovrebbe rappresentare il fanalino di coda, la squadra materasso del girone C. Tutto sommato è andata bene, però adesso comunque bisogna mettere subito carne al fuoco, perché questa volta l'Italia non può assolutamente fallire, perché sarebbe clamoroso che dopo 8 anni la nazionale azzurra non tornerebbe al mondiale, non tornerebbe a giocarsi la Coppa del Mondo. Quindi ragazzi, non ci resta che aspettare marzo 2021, le prime partite, poi ovviamente anche il calcio estivo con l'Europeo, le qualificazioni, e poi nelle tre soste del campionato del prossimo anno si deciderà quale, diciamo, squadra, l'Italia e la Svizzera, molto probabilmente approderà a Qatar 2022. Ringrazio per l'attenzione, lasciate un like al video, anche un commento per quanto riguarda il sorteggio degli azzurri: è andata bene, è andata male? Ditemelo nei commenti, e comunque, come sempre, ci vediamo in un prossimo video.